C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se vendessi candele, il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Qui all'estadio do Dragão di Oporto si respira l'aria del miglior calcio europeo. Hanno deciso di schierare un centrocampo folto, 4-5-1. Questo modulo è utile quando una formazione non può permettersi di affrontare l'avversario a viso aperto. Ma l'efficacia è fortemente legata all'abilità dell'uomo solitario in attacco. Mantenere la palla e far salire i compagni sono la chiave. La punta giusta là davanti può far fruttare al meglio la decisione di schierare 5 uomini di centrocampo anche nella fase offensiva. Diamo il via alla partita. Pallone morbido verso la fascia. Palla a Correa. Caicedo! La gioca sulla destra. Romulo. Lucas alza la sfera e cerca lo spazio buono. Libera tempestivamente. Lulic. Marusic. Badeli. Caicedo. Allarga il gioco a destra. Riceve il passaggio. Riceve un pallone interessante. La butta via e fa respirare la difesa. Badeli. Romulo riceve in posizione interessante. Vuole la profondità. Occhio cross. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Zukanovic prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Radovanovic, bella serie di passaggi. La mette sulla sinistra. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Prova la giocata nello spazio. Il portiere la calcia lontano. Francesco Acerbi. Lulic. Non c'è stato praticamente un tiro in porta. Le squadre sono piuttosto sottotono. Criscito prova la giocata di Fino. Allontana il pericolo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Marusic. È davvero una bella serie di passaggi questa. Il primo tempo sta per finire, siamo ancora a reti inviolate. La partita però è avvincente.
sulla destra. Correa riceve la palla. C'è il tiro! Perfetta la parata. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Passaggio sulla destra. Lazovic. Prova il filtrante. Bel passaggio di ritorno. Occhio al traversone. Spazza via. Fischio del direttore di gara. Calcio di punizione. Arriva alla fine del primo tempo, dopo il tè caldo si torna in campo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Il Genoa ha avuto fortuna nel primo tempo, ha rischiato parecchio e creato pochissimo, lasciando il controllo della gara completamente in mano agli avversari. Marusic. Badeli. Decidono di giocarla all'indietro. Correa allarga il gioco a destra. Cerca un compagno. Badeli cerca lo spunto. Prova il tiro. Il portiere si oppone. Grande parata dell'estremo difensore. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Riscito, si fa trovare al posto giusto e allontana. E sarà rimessa con le mani. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottimo disimpegno, fondamentale. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Miguel Veloso. La Lazio non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. E trova bene il compagno. Vuole tirare. Attenzione, qui cercherà il tiro. Il pallone è dentro. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Dunque. L'allenatore ora si trova di fronte a una scelta molto importante, se continuare così oppure effettuare un cambio tattico. Certo, se vuole agire lo deve fare nei prossimi minuti. Palla a Lazovic. Radovanovic. Cerca spazio. Prova la giocata nello spazio. Pallone in aria. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole.
la situazione. Hanno già riconquistato palla. Criscito. Prova la giocata in verticale. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Ci mette una pezza. Pericolo in alto. Conclusione. La sfera entra in porta. E il Genoa riesce a trovare il gol del pari. Ha avuto tutto il tempo che gli serviva per aggiustarsela di petto e far partire il tiro. Si ricomincia da una situazione di parità. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Ottimo il fraseggio. Prova il filtrante. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Lazovic. Scodella in avanti. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Correa ha la possibilità di andare verso la porta. Sulla destra. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. E trova il compagno. Si libera la grande. Cerca un compagno. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. È partito una frazione di secondo in anticipo, rendendo vano il magnifico tocco del compagno. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Lancio lungo del portiere. Badeli, Sturaro, si divincola e conquista la palla. Non è ancora detta l'ultima parola, potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Caicedo, la gioca sulla destra. Gioca con un pallone lungo. Ottimo scambio. Numero. Ball cross. Salta e incredibile traversa. Evita ogni pericolo per il momento. E in questo esatto momento l'arbitro dice che può bastare. C'è il fischio finale. Partita che si chiude dunque con un pari. I tifosi hanno assistito a un bello spettacolo. Nessuno però è riuscito a prevalere. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca?